Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Allora, questo è un video che io rimando da un sacco di tempo, non perché non avessi voglia di girarlo, ma per appunto mancanza di opportunità di farlo per motivi di tempo e sbattimenti vari. Ed è un video tag, è da tantissimo che non faccio un video tag. C'è stata tutta un'epoca di YouTube nella quale fare i video tag si usava tantissimo, adesso è un po' che si fanno meno. Quindi sono stato molto contento di essere taggato. Sono stato taggato da Rossella del canale Logico Bio e questo video si intitola La crema della crema. È un tag nel quale parliamo di quelle che sono le nostre creme preferite top e flop. Io ho qui la lista delle domande, vi lascio il link al canale di Rossella e il link ah no, questo canale in questo tag in realtà è stato inventato da un'altra ragazza di cui però io non ricordo il nome, però se andate a cercare vi metto sotto il link del video di Rossella, che è molto più esaustiva di me sull'argomento. Comincerei subito con la prima domanda. Allora, questo video era tarato sull'estate, cioè si parla di prodotti estivi. Siccome adesso siamo leggermente a gennaio, direi che magari facciamo che consideriamo il periodo, non la stagione. Allora, la prima domanda è: quali sono state le tue creme preferite del periodo? Allora, ve ne mostro due che sono questa di Domus Olea Toscana, la Spray and Go. Allora, questa crema qui, la Spray and Go, è una crema appunto spray idratante lenitiva antiossidante. È fighissima perché appunto ve la sprayate sul corpo, zac, 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 2 secondi, si asciuga, siete pronti per rivestirvi. Questa crema contiene anche dei fitoestratti come tutti i prodotti di Domus Olea, quindi all'inizio non ha un odore piacevolissimo finché diciamo non si assorbe. Dopo che l'odore degli estratti va via, invece ha un buonissimo profumo, a me piace moltissimo. L'altra crema preferita del momento è l'olio denso, che vi ho fatto vedere anche nell'altro video sull'estatista cinica, anzi, se mi ricordo, se sono capace, vi lascio anche la scheda. L'olio denso è appunto questo olio gelificato, anche questo appunto mo molto pratico, molto veloce da usare. Io lo usavo su pelle bagnata, lo mettevo sul corpo e lascia la pelle veramente bella, idratata e nutrita per un sacco di tempo. Poi un'altra preferita di sempre è la Karma Cream, quella di Lush. È questa crema di Lush, che come potete vedere è completamente finita. Allora, questa è la crema, diciamo, amata soprattutto per il profumo. Ha una consistenza leggera, si stende bene, nutre la pelle il giusto, la lascia idratata, e poi il profumo di Karma, che ha questo profumo diciamo di patchouli speziato, a me piace tantissimo. Passiamo quindi alla seconda domanda. Quali sono state le tue creme corpo odiate dell'estate, dice del periodo, però ci possiamo anche fermare all'estate. Allora, avevo comprato da Lidl questa crema della Sien, che è la crema corpo con latte d'asina bio. Credo di avervela fatta vedere in un altro video anche. Allora, dal punto di vista della stesura, del potere idratante, questa crema non ha niente che non vada, cioè nel senso è una buona crema, idrata, nutre. Il problema, scusate, è il profumo, cioè ha un profumo terrificante. Di
crema, cioè il classico profumo della crema, però veramente talmente sintetico che l'ho detestata, l'ho comunque finita, appunto in estate utilizzando come base per lavare il corpo dei prodotti molto freschi, tipo il Dr. Bronner, la menta o comunque prodotti che avessero appunto questo profumo molto fresco che andava un pochino a mitigare questo profumo così sintetico e stucchevole che ho veramente odiato. Quali sono state le tue creme corpo innovative dell'estate? Io ritornerei, diciamo, a parlare di queste due. Cioè, nel senso che sono due prodotti abbastanza innovativi. Questa perché è una crema in spray. Ho utilizzato altre creme in spray, però innanzitutto hanno un formato molto piccolo e finiscono presto. Ma poi il fatto che appunto questa crema è un latte, ma al tempo stesso idrata, si spalma presto. E l'altra cosa, diciamo, innovativa secondo me è l'aggiunta di questi fitoestratti che appunto danno qualcosa in più alla pelle. Aggiungerei inoltre che è appunto formulata per pelli normali o miste. Di solito i prodotti per il corpo non hanno, diciamo, questa diversificazione in base alla tipologia di pelle. Questo invece è proprio un prodotto specifico per pelli grasse, cioè per pelli miste no o normali. E questo poi la novità, innanzitutto è un prodotto multiuso, cioè non va bene solo per il corpo, ma si può utilizzare anche sul viso, si può utilizzare come idratante, si può utilizzare per fare la doppia detersione, per fare invece la detersione solo con olio, per struccare, ha tanti usi. Ma poi la novità rivoluzionaria è il fatto che sia appunto un olio gelificato, quindi questo olio in gel è comodissimo da portare in giro e anche da utilizzare. Io amo tantissimo, l'ho detto anche nell'altro video, amo, amo, amo gli oli sulla pelle che molti considerano unti, ma in realtà appunto se li utilizzate su pelle bagnata, gli oli sono perfetti da utilizzare sulla pelle. Nella tua estate hai scoperto dei dupes di creme corpo? O comunque in questo periodo, no, in questo periodo no, però io vi vorrei segnalare, vediamo se riesco, a trovarla sul cellulare perché al momento non ce l'ho disponibile, però tipo, da Natura Sì ci sono due creme, quella della Ecor e quella della BOB. Visto che comunque molta gente continua ancora ad usare l'alio crema, la Nivea, nonostante dentro ci sia di tutto, da Natura Sì sono disponibili queste creme in latta della Ecor, che sono anche della Ecor e della BOB, che sono quindi anche molto compatibili con l'ambiente, che hanno invece una formulazione veramente buona, cioè non ci sono dentro schifezze, ma hanno ottimi ingredienti che ho utilizzato per tantissimo tempo, sia come creme corpo, sia sulle cicatrici. E io ve le consiglio assolutamente. Al momento non riesco a trovarle. Vi lascio magari i link nel box informazioni di entrambe le creme, così potete vedere di che cosa parlo. Però appunto sono le classiche creme nella scatolina di latta, dalla formulazione molto densa, sono dei dupe dell'alio crema, Nivea e tutte quelle tipologie di crema molto molto densa e sono ottime sia quelle della BOB che quelle della Ecor, hanno un prezzo piccolo e le utilizzate per tantissimo tempo. Possiedi creme corpo di cui nessuno parla e tu ritieni eccezionali? Allora, io ho scelto un prodotto che in realtà non è una crema corpo in sé, ma è questo scrub per i piedi della Natura Siberica, acquistato in un ordine su Ecoverde.
è una crema peeling per i piedi. Non ne avevo mai sentito parlare, l'ho utilizzato soprattutto in estate, ed è questa crema molto rinfrescante che contiene all'interno dei granulini. È ottima da utilizzare appunto sui piedi perché vi va a idratare e nutrire molto i piedi e a esercitare un'azione appunto esfoliante veramente valida. Quando la si applica, la differenza sui piedi la si nota subito. Per me è un prodotto validissimo, infatti è finita, ma la ricomprerò sicuramente. E vi posso assicurare che soprattutto se avete piedi secchi con ispessimenti, magari d'estate, si scoprono di più i piedi, però questo vale per tutte le stagioni. La differenza con l'applicazione di questo prodotto si vede e si vede subito, cioè subito dopo averlo applicato, va massaggiato, un po' e poi va risciacquato, si nota immediatamente la differenza. Le scoperte creme corpo della tua estate a cui non rinuncerai più non sono proprio delle scoperte, ma diciamo, allora, due sono delle scoperte e ve le ho già fatte vedere e sono questa della Domussolia e l'olio denso. Non mi dilungo perché ve ne ho già parlato. Io continuerò ad acquistarli perché secondo me sono dei prodotti molto validi e poi un prodotto che non è una scoperta per me, ma non deve mai mancare. Per me in estate è il gel d'aloe, in estate ma sempre. Adesso vi mostro questo della BioEarth, che è il gel d'aloe vera al 96%, che ho appunto anche finito. Questo in particolar modo è profumato, cioè ha una leggerissima profumazione molto gradevole, però in generale il gel d'aloe per me non può mai mancare in estate. Ma in tutte le stagioni è rinfrescante, è idratante, è lenitivo se avete degli arrossamenti, quindi gel d'aloe tutta la vita. Io vi lascio, non mi chiedete di taggare nessuno, però io magari vi lascio spazio nei commenti se volete rispondere alle domande e ovviamente chiunque voglia partecipare al video tag è il benvenuto. In particolar modo io taggo Francesco del canale Francesco Medici, visto che lui passa spesso da queste parti e ha un canale. Se gli fa piacere fare questo tag, io lo taggo. Niente, per questo video è tutto. Io vi saluto, vi bacio e vi rimando al prossimo video. Ciao!